find out you don't got enough. Pat your pockets, feeling everybody staring at you, thinking, whoa, that's just too tough. It's getting hot, you hear the riot outside. Meanwhile, you're trying to bide your time. Can't even look in the mirror, the guilt is weighing you down. And part of you already knows what you'll find. But that's alright, I promise you'll be okay. Cause soon you'll find that I'm not here to stay. When we're up, gara che si disputa in uno stadio gremito, c'è veramente grande attesa per questo match. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lele Adani, pronti a raccontarvi in diretta l'emozione di questa sfida. Sfida che ha suscitato enorme interesse alla vigilia. Entrambe ci terranno a fare bella figura e ovviamente vorranno portare a casa il massimo risultato. Queste due squadre hanno tanti giocatori. Planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970. 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Fue una etapa avisar, el cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970. 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977. Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra quest'oggi, aumenta di decibel sulle tribune. Un caloroso saluto da Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniele Adani. Sfida da non perdere. Non vedo l'ora. Quella di oggi si prospetta una partita piena di emozioni, Pier. E sono sicuro che vederla dalla posizione privilegiata della cabina di commento la renderà ancora più memorabile. Non sto più nella pelle. Tackle efficace. Sarà fallo laterale.
perde un pallone pericoloso. Sardo, perdono il pallone. Trombetta. Volta. Cazzola. Occhio che guadagna metri. Hanno mantenuto il sangue freddo, hanno recuperato bene il pallone. Onda. Ozil. Sardo. Suggerimento sbagliato, il nuovo possesso per la squadra avversaria. Volta. Toni. Cambia nel fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Ho buona guardia su questo centro. Contrasto efficace. La spazza via. A metri per correre sulla corsia. Recuperano il possesso interrompendo un'azione che stava diventando pericolosa. Arriva il fischio, calcio di punizione. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Perdono il pallone. Condizione interessante. Interviene e allontana il pallone. Buono lo spunto qui. Prova a calciare. Conclusione murata. Bravo a difendersi dal pressing. Lu. Brutta gestione del pallone. La strada è libera, può andare. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. Volta. Cambia completamente gioco. Taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. Non la tiene. Cercato di aprire il gioco sull'altro lato, il tentativo era anche interessante, ma il lancio è stato calibrato male. Palla di nuovo in loro possesso. Pallone che esce, ci sarà la touche. Riconquistano bene palla qui. Alza la testa e la mette in mezzo. Palla sul palo, ma il pallone e l'azione è comunque inutile perché sì, c'è fuori gioco. Romao. Prova a metterla sulla corsa del compagno. Lascia partire il tiro. Ci mette i pugni il portiere e allontana. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. E la mette dentro, sulla ribattuta ha trovato il tocco giusto. Replay del gol, ecco, è stato rapido, si è avventato sulla respinta del portiere e l'ha messa dentro. Non vedo particolari colpe da parte dell'estremo difensore, era stato già bravo ad opporsi alla prima conclusione, poi
E poi sai, se i compagni non gli danno una mano. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Scambiano bene il pallone. Respinge con il corpo il pallone. Conclusione curata ancora una volta. Interviene e allontana. Primo tempo sostanzialmente equilibrato, con i padroni di casa avanti quando siamo a un passo dal riposo. È presto per cantare vittoria, Pier. Manca ancora un'eternità alla fine. C'è una vita da giocare. Commetterebbero un grave errore se si rintanassero dietro a difesa del risultato. Non esiste più speculare nel calcio. Devono farne almeno un altro per mettere la partita in discesa e giocare più tranquilli. Capisce tutto, pericolo. C'è il contrasto, può provare. Non è solo qui. Cazzola. Si chiude qui il primo tempo con le squadre che tornano negli spogliatoi. Padre di nuovo in campo dopo l'intervallo, primo pallone della ripresa. Trombetta. Cazzola. Si affida all'antichitaca per cercare il gol del pari. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Interrompe l'azione e recupera palla. Caicedo. Romão. Mette fila, che occasione. Intervento provvidenziale, pericolo sventato. Ozil. Azawak. Riconquistano palla gli avversari. Romão. Il dato sul possesso palla finora premia gli ospiti, però questo possesso fino a questo momento è servito a poco. Manca l'ultimo passaggio per liberare il giocatore al tiro. Finora la difesa avversaria ha avuto vita facile e qua è il tecnico che deve inventarsi qualcosa se vogliono rimontare. È difficile portare a casa un risultato positivo se non cambiano atteggiamento. Calcio d'angolo, sono a caccia del gol del pari. Va direttamente in area. Attento in questo frangente, recupera palla. Ottima lettura difensiva. Ozil. Onda.
Buona qui la verticalizzazione. Occhio qui, può far male alla difesa. Allontana bene il difensore. L'arbitro ferma tutto, c'è fuori gioco. Cazzola. Fanno girare benissimo il pallone. La tiene senza problemi il portiere. Nuovo possesso per gli avversari. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Nuovo possesso per loro. Ancora un quarto d'ora da giocare. Portiere la tiene, conclusione non troppo potente. Era posizionato bene, ha visto partire la palla, non poteva sbagliare. Viene fermato qui, posizione irregolare, stava andando in porta. Cazzola. La legge bene, ferma il passaggio. Allontana la minaccia. Ancora 600 secondi alla fine. Match che sta per finire, un'altra occasione per acciuffare il pari. Provano a caccia del gol del pareggio, a sfruttare al meglio questo calcio d'angolo. Poteva nascere qualcosa di interessante, attenta la difesa. Cross sul palo lungo. Altro giro dalla bandierina. Batte lungo. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Fuori gioco su questo tentativo interessante in verticale. Palla data con i tempi giusti, meno giusti i tempi dell'inserimento che ha provocato l'offside. Sbaglia tutto e si porta il pallone oltre la linea che delimita il campo. Entra bene sul pallone che finisce in palo laterale. Gara che volge al termine, risultato che sorride ai padroni di casa che dovranno resistere agli ultimi assalti. Più che a pensare a difendersi, secondo me, Pier, farebbero bene a tenere il baricentro alto e provare a spingere. Un'altra rete con ogni probabilità chiuderebbe i giochi una volta per tutte. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Ci sarà un minuto di recupero. Sventa la minaccia sul cross. Finisce il match con la felicità dei tifosi della formazione di casa per questa bella vittoria. Un successo importante, ottenuto con grande carattere contro una squadra che ha dato loro filo da torcere.
tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco e la mette dentro.